Allora, buonasera, Three Steak Life. Ciao, buonasera. Presentatevi. Nome e cognome. Ah, vai, vai. Cosa suonate? Io sono Mina Chiarelli, sono le tastiere e il piano. E voce. Anche serve. Tamburello. E basta. Ciao, io sono Martina e suono principalmente la chitarra, poi mi piace suonare qualche altro strumento acustico, tipo la melodica, insomma mi improvviso un po'. Mi piace la ritmica, quindi io e Mina di solito creiamo anche le ritmiche dei nostri brani. Io sono Veronica Giuffre, suono il violino, però ogni tanto mi fanno suonare anche la melodica. È la nuova aggiunta, sì. È la nuova arrivata. New entry. Qual è stato il vostro primo incontro con la musica? In generale o fra noi? No, in generale da bambino. Ah, ok. Vabbè, a me è molto breve la storia, perché in realtà ho iniziato a suonare la chitarra volontariamente a 14 anni e da lì non ho più smesso. Per loro la storia è un po' diversa. Sì, abbiamo iniziato un po' prima. Sì, io ho iniziato a 7 anni perché i miei genitori volevano farmi studiare pianoforte e poi una volta finite le scuole superiori ho deciso di andare via dal paese e sono venuta qui a Roma e ho incontrato Martina e poi Veronica. In realtà noi ci conosciamo da molto molto tempo. Esatto, infatti io ho iniziato a suonare violino però piccolissima, avevo 4 anni, nella beata incoscienza ho scelto questo strumento alla chicco, il mio primo violino è di plastica. Poi ho continuato ovviamente a suonare e loro li ho incontrati all'università, io sono calabrese anch'io, dopo gli studi poi mi sono trasferita a Roma e ho incontrato loro all'università. E poi dopo ben sette anni che ci conoscevamo abbiamo deciso ma perché non suoniamo insieme? E quindi è nata da qui la collaborazione. Mina e Martina avete fondato voi le Three Steak Life. Sì. Com'è stato il vostro incontro musicale e con che idea è nato il gruppo? Beh, abbiamo iniziato, in realtà anche prima eravamo in un trio, poi piano piano io e Mina abbiamo capito che avevamo gli stessi intenti e che volevamo appunto in qualche modo, cioè, essere coinvolti di più nella musica, avere un progetto che in qualche modo ci potesse far suonare dal vivo e in realtà ci potesse anche, cioè volevamo esprimere un po' quello che è il nostro io con la musica e quindi cercare di distinguerci anche un po' dalla massa e quindi poi da qui è nata la collaborazione. Il problema è sempre trovare una persona con cui trovare una certa intesa, diciamo, infatti l'aggiunta di Veronica è stata tardiva però è stata giusta perché riusciamo ad intenderci almeno tutte e tre. Questo siamo perché ancora il live non è incominciato, il nostro primo live e stasera magari dopo che abbiamo suonato ci divideremo, tipo, ci picchieremo. Però no, poi in realtà diciamo il trio poi si è formato principalmente perché con l'uscita del nostro disco abbiamo chiesto a Veronica se voleva registrare i violini nel nostro disco e quindi poi da là abbiamo capito che ci saremmo trovate bene a suonare anche diciamo in modo più serio però nei live soprattutto. Quindi Veronica sarà nominata anche nelle prossime line-up sì, definitive. Sì. Domanda fatidica, i vostri modelli sia come gusti personali sia come band? Vabbè, io posso rispondere per me e per Mina, diciamo, il nostro modello proprio principale è Jan Tiersen. Cioè quello che ci piace di Jan Tiersen non è diciamo soltanto il suo, cioè, la sua parte più classica, quella che conosciamo tutti delle colonne sonore. A noi piace in generale il percorso che lui ha fatto perché poi è molto vario, quindi spazia in diversi generi e quindi ci sentiamo molto vicini a lui per quanto riguarda le metamorfosi, non il suo modo di suonare o la sua musica, perché ovviamente quello è ben diverso. Però appunto ecco, ci ispiriamo molto a lui. Beh, anche io ho una storia un po' diversa. mi sto facendo coinvolgere da loro ovviamente in questo mondo nuovo perché io vengo da un ambiente totalmente diverso, vengo dall'ambiente classico. Il mio modello è Bach, qualche secolo prima, diciamo. Giusto, qualche quindi secolo. Sto imparando insieme a loro. Jan Tiersen è un violinista. Ma infatti lo so. Quindi appunto potresti. Potrebbe diventare anche il tuo. Senti, se vi nomino i Sigur Rós, il pop nordico. Ti dico che li vado a vedere a Verona. Sì, sì, anche noi andiamo in treno e andiamo. Anche loro sono tra i sì, vostri. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Anzi, loro hanno un aspetto molto anche più intimistico rispetto a noi, hanno diciamo delle sonorità, ovviamente essendo nordiche, hanno delle sonorità molto più cupe, diciamo, in qualche modo. Noi siamo leggermente meno depresse, diciamo, però lo stile ci piace. Che vivete in Italia, quindi certo.
c'è luce. Senti, avete avuto delle ottime recensioni fino adesso nei primi demo, primi dischi che avete fatto ascoltare. Addirittura avevano citato i Radiohead e dei Pink Floyd in una recensione. Come vi sentite in questo senso? Beh, dato che sono anche loro i nostri miti, cioè ovviamente ci sentiamo super lusingate, sì, certo. Molto lusingate. Non, neanche noi ce le sentiamo queste, cioè sicuramente le influenze ci sono all'interno dei brani, ma noi non ce ne accorgiamo perché abbiamo completamente assorbito ogni tipo di musica. Cioè Pink Floyd li ascolto da totalmente tanti anni, che sono, cioè, dentro di me, insomma, li ascoltava mio padre, poi li ho ascoltati io e me ne sono innamorata. I Radiohead è la stessa cosa, diciamo, quindi per me è, cioè, un po' inconscio quello, sì, che facciamo, però è un onore ovviamente. Certo. Una curiosità, dove trovate questi strumenti così particolari che non usa quasi più nessuno, la melodica, il glockenspiel? C'è sempre sì, in realtà l'abbiamo, cioè io mi sono, mio nonno suonava, era un musicista e aveva una melodica a casa perché si usano molto in Francia. L'avevo vista in qualche concerto a Yantirse e poi mi sono incuriosita dello strumento e in realtà poi siamo andate, l'abbiamo comprato, le melodiche le abbiamo comprate in Francia. E poi il vlog è spirito, vabbè, giocattolo, quindi poi abbiamo aggiunto anche l'ukulele, piano piano abbiamo cominciato a sperimentare un po' con i suoni in generale, quindi cioè, in realtà li reperiamo un po' dove, cioè avevamo un toy piano che abbiamo usato pochissimo, solo per qualche live, l'abbiamo fatto venire dall'America. Sì, però adesso è rosa shocking, quindi non lo usate più. Lo usiamo però con cautela perché portarcela ai live soprattutto è difficile da microfonare. Esatto. Bisogna lo usate bisogna più per le registrazioni, quindi sì. Il nome Tree Stake Life, gli alberi prendono vita, come vi è venuto in mente? Sono le idee di Martina alle 4 di notte. Sono i migliori. Sì, perché Martina ha queste idee notturne, solo che o se le segna sul foglio, però al buio è difficile, oppure le scrive sul cellulare. Spesso però cosa fa? Scrive sul cellulare e manda messaggi. E mi manda questi messaggi alle 4 di notte e mi dice: ma questo nome per il gruppo? Io mi sveglio e dico: vabbè, domani mattina vediamo. Sì, in realtà mi serviva una cosa, era un progetto, io non avevo mai avuto progetti personali. Finora avevo suonato anche con lei e con altri musicisti, però principalmente in gruppi cover. Poi mi serviva appunto, era l'idea di nascita, siccome era qualcosa di molto bucolico, ho pensato agli alberi che fioriscono oppure che prendono vita, quindi mi serviva appunto, cioè, una cosa che in qualche modo c'entrasse con la nascita di un progetto, con la nascita di un qualcosa. E poi se aggiungi un H dopo la T sono tre, perciò. Esatto, quindi adesso è perfetto. Veronica, è lì. I vostri testi di cosa parlano di solito? Beh, oddio, i testi sono abbastanza, non hanno un argomento preciso. Io non, di solito non scrivo, scrivo sì per esperienza personale, ma scrivo sempre molto in generale, cioè ci sono alcuni pezzi appunto che parlano dell'idea di buttarsi, di non attendere che il treno sia passato, di prenderlo, di cercare di prenderlo il più possibile, insomma di cogliere l'attimo, quindi in realtà non parlano di un argomento preciso, non sono né nel sociale, sono molto vari, un po' eterei. Senti, il vostro disco uscirà a ottobre, ci vuoi dire come si chiama e cosa troveremo in questo disco? Che facciamo? Diciamo che, allora, il disco sì, è in uscita, come detto tu, a ottobre e sì. Ve lo diciamo, però questo è proprio in super anteprima, perché ancora l'abbiamo tenuto nascosto ai più. Sì, il disco si intitola Roll Sound and Action. E appunto è un titolo che è stato scaturito da un'idea ben precisa, quella appunto di noi, a noi piacerebbe molto lavorare nel cinema con le colonne sonore, quindi in realtà tutto il mondo del cinema ci è sempre piaciuto, cioè noi siamo abbastanza patite di cinema, quindi in realtà ci serviva una cosa che testimoniasse appunto è come un pronti via, cioè, e quindi ecco, questa è l'idea del titolo del disco. Cosa troveremo nel disco? Nel disco si troveranno i pezzi che abbiamo già registrato e anche proposto nel live più volte, quelli che facevano parte del vecchio EP, diciamo, e nuove composizioni che sono abbastanza fresche, suonate forse per la prima volta tre mesi fa. Live, sì, tre queste, mesi fa. Sì, alcune sì, le proponiamo anche sì, qui questa sera. E quindi è parecchio impegnativo come disco, cioè saranno 15
15 tracce, è abbastanza corposo, dove ci saranno tutte le tracce vecchie e le tracce nuove che appunto non abbiamo mai fatto ascoltare. Poi hanno partecipato, oltre Veronica, altre persone, gli altri gruppi, sì, ci hanno dato una mano, diciamo, a registrare varie parti di una band che noi non abbiamo, per esempio quello del nostro amico bassista. Sì, dei Piano for Airport, una band romana dei Castelli. E una violoncella, abbiamo avuto la partecipazione di una violoncellista, e hanno arricchito il disco, diciamo. Anche il nostro produttore, il nostro produttore Giacomo Bondi, anche arricchito un po'. Beh, ovviamente lui sta curando anche la produzione insieme a noi, quindi è partecipe dei pezzi quanto noi. Un'ultima domanda, voi volutamente fate una musica controcorrente, cantate in inglese, usate dei suoni retro, mentre pop italiano e la scena musicale italiana, il mercato va in tutt'altra direzione. Cosa vi aspettate un po' da questo disco? Come pensate, insomma, di rapportarvi con la scena italiana? Perché avete fatto una scelta non facile. Una bella domanda. Sì. In realtà siamo in rodaggio, cioè ci stiamo provando, vogliamo provare a vedere quanto riusciamo con i suoni che abbiamo creato, con le ambientazioni che abbiamo creato, con i suoni sia retro, ma ci siamo anche un po', siamo entrati anche un po' nella parte elettronica, abbiamo preso un synth, abbiamo cominciato a inserire anche dei suoni elettronici all'interno, lavorare di più con le ritmiche, con i groove, per cercare di dare un po' anche un tono un po' più internazionale ai nostri pezzi. La scelta dell'inglese è una scelta che ho fatto semplicemente io, per il motivo che non riesco a scrivere i testi in italiano, mi vengono soltanto in inglese, e quindi in realtà abbiamo appunto, cioè, ci buttiamo, vediamo, sì, come andrà. Speriamo che la cosa che insomma ci interessa più a noi è cercare di suonare anche un po' fuori Roma quest'anno, quindi stiamo prendendo dei contatti per avere un po' di date in giro, quindi quello sarebbe l'obiettivo. Fondamentalmente è tutta una scommessa, comunque noi speriamo che quello che facciamo possa avere una direzione, perché fondamentalmente adesso non ce l'ha, però è vero pure che magari riusciamo ad avere una strada che ancora prima non c'era. Ti fare un saluto al pubblico del 7 si fa in 4. Siamo ancora, caro. 1, 2, 3, ciao!